servizio del cittadino e sono in Ronda. Censorino Teatino al servizio del cittadino. Seguiteci su Censorino Teatino Blog. Ciao! Salve, siamo qui con l'assessore Alessandro Bevilacqua del comune di Chieti, al largo Cavalieri sta facendo un sopralluogo dopo la nostra segnalazione dei giorni scorsi che ha evidenziato la presenza di rifiuti e di erbacce lungo la scarpata. Assessore, allora abbiamo visto che ci sono questi rifiuti, avete parlato anche con i responsabili del servizio, cosa intendete fare a breve per la risoluzione di questo problema? Allora, intanto quest'area è sempre stata sotto controllo dall'amministrazione comunale. Io mi sono confrontato sia con la ditta che gestisce i rifiuti, Formula Ambiente Mantini, sia con l'ufficio tecnico verde pubblico del comune di Chieti. Siamo arrivati ad una soluzione che è quella di incaricare una ditta, e possiamo farlo anche con affidamento diretto perché la soglia ce lo permette, la soglia economica ce lo permette, e credo che in tempi ragionevoli, almeno nel giro di 3 mesi, possiamo far partire i lavori. È una scarpata che non viene pulita da oltre 15-20 anni e dell'erba alta, come si può notare, sono sommersi vari tipi di rifiuto, quindi è un'area da bonificare, quindi taglio dell'erba e bonifica del terreno. Io credo che per Natale potremmo rivederci e constatare il buon lavoro fatto dall'amministrazione. Ringraziamo l'assessore e passiamo a un altro sito. Siamo qui con l'assessore Alessandro Bevilacqua in via Nelli Fieramosca, vicino alla fermata dell'autobus 240 che avevamo segnalato come discarica abusiva di rifiuti. Assessore, i cittadini hanno segnalato la presenza di questi rifiuti qui in zona. Cosa pensa che si possa fare a breve per bonificare la zona? Questo è un problema che bisogna risolverlo in breve tempo. È una delle tante segnalazioni di discariche abusive a cielo aperto che si creano nella nostra città, in particolare in posti critici come questo, un po' nascosto sotto delle piante e in periferia appunto della città stessa. La cittadinanza però deve capire una cosa: per raccogliere questa e quindi bonificare questa parte di territorio bisogna intervenire più volte, perché con la raccolta differenziata non possiamo agire come si faceva con la vecchia gestione della raccolta dei rifiuti, che passava il camion dell'indifferenziato e caricava tutto, perché tutto questo materiale, tutti questi rifiuti andavano conferiti in discarica. Adesso con la differenziata devono venire materiale per materiale, rifiuto per rifiuto ad essere separato, quindi ci vorrà qualche tempo in più, ma prometto che nel giro di 4-5 giorni questa parte verrà bonificata al meglio. Ricordiamo che ci troviamo in via Fieramosca. Qui alcuni cittadini avevano detto che volevate mettere delle telecamere, questa notizia è vera o è falsa? Vediamo. Lei sa di questa storia? Arriviamo a poter mettere delle telecamere, ma il problema è che dobbiamo avere delle autorizzazioni particolari dalla prefettura. Dobbiamo rispettare la distanza ad esempio dalle chiese di circa 3 km, quindi dobbiamo vedere se rispettiamo tali requisiti, possiamo sicuramente installare delle telecamere. Io credo che questo è un posto molto critico dove ricordiamo che siamo sotto a Sant'Anna, nei pressi della facciata del posteriore del cimitero. Siamo qui c'è anche una torre, una vecchia torre d'avvistamento. Ringraziamo l'assessore Alessandro Bevilacqua. Italimen per il censorino, io personalmente voglio ringraziare l'assessore Alessandro Bevilacqua che realmente si sta occupando della pulizia di tutte le discariche che ci sono a Chieti. Qui siamo a via Fieramosca, dove i cittadini ci avevano già segnalato, vicino alla fermata 240, la presenza di questa discarica che a presto verrà pulita.
Siamo qui presso il parco giochi del Levante con l'assessore Alessandro Bevilacqua e il nostro supereroe Italy Man. C'è stata nei giorni scorsi la segnalazione da parte dei cittadini del quartiere e in particolar modo dalle mamme e delle nonne dei bimbi che vengono a giocare, che hanno segnalato il degrado della zona per quanto riguarda i rifiuti e anche la pulizia del parco per il verde pubblico. Assessore, come vedo avete fatto pulire il parco adesso in ottime condizioni per il verde pubblico. Sì, senz'altro, c'è da dire che in tempi più che ragionevoli il mio servizio, il servizio verde pubblico, è intervenuto per la pulizia di questo bellissimo parco. Tutta l'erba è stata tagliata, è un parco molto popolato dai cittadini, dai piccoli e dai meno piccoli. Qui facciamo 4.800 abitanti, tra l'altro, in zona. Una cosa che sto notando, grazie anche alle vostre segnalazioni, servirebbero ulteriori bidoni per la raccolta dei rifiuti e per non avere a volte anche delle carte e sacchetti abbandonati lungo il vialotto del parco stesso. E poi ci sono i soliti scalmanati che distruggono i cestini lasciandoli ecco così come lei sta filmando. E comunque metteremo sicuramente, se riusciamo, anche una telecamera per cercare di tenere sotto controllo quest'area. Ringraziamo l'assessore Bevilacqua e il nostro supereroe Italy Man. E se c'è un'ingiustizia, segnalatela!